Insieme al CEDISMA abbiamo organizzato questo bellissimo progetto che abbiamo denominato MOIC e che coinvolge diversi paesi europei, Polonia, Spagna e Francia. Noi siamo molto contenti di essere qui in Polonia perché questa è la seconda visita che noi facciamo in questo progetto e abbiamo realizzato qualcosa di molto importante che stiamo sperimentando anche con le scuole, con le scuole collegate alle varie università. Noi abbiamo qui le rappresentanti di due scuole e abbiamo qui anche il rappresentante del CEDISMA. Come gruppo CEDISMA siamo estremamente orgogliosi di far parte di questo progetto che vede la collaborazione di paesi internazionali, della Polonia, della Spagna, della Francia e soprattutto delle vere protagoniste, le scuole, le insegnanti, perché sono loro direttamente le persone chiamate a mettere in pratica quanto sperimenteremo nel corso di questo progetto, che ha un obiettivo estremamente importante, che è quello di provare ad identificare precocemente, o meglio ancora tempestivamente, il prima possibile, le difficoltà dei bambini e delle bambine e quindi garantire loro una qualità di vita sempre migliore nel rispetto delle differenze di ciascuno ma anche nel rispetto delle differenze culturali di ciascun paese. È un progetto che quindi ha davvero un obiettivo e finalità estremamente significative. Noi daremo sicuramente il nostro meglio per offrire un contributo scientifico, teorico a questo progetto e sono certa che le scuole faranno altrettanto per portarlo avanti concretamente nella pratica tutti i giorni per il bene dei bambini e delle loro famiglie. Ci siamo conosciute grazie a questo progetto e abbiamo iniziato a collaborare. Per entrambe le scuole è la prima esperienza di un progetto europeo e siamo molto, molto orgogliose e molto emozionate ad aver fatto parte di questo progetto. Siamo grate per l'ospitalità che abbiamo ricevuto precedentemente a Madrid e ora qui in Polonia. Ci siamo trovate davvero bene. Il lavoro che stiamo facendo a scuola è davvero un lavoro significativo, come diceva Silvia, e lo stiamo portando avanti con grande impegno da parte tutte. Ci siamo noi, ma ci sono qua con noi altre insegnanti e anche in Italia sta lavorando un grande team di insegnanti perché sono coinvolte ben 17 insegnanti. Vedere e visitare le scuole ci permette di ripensare al nostro agire quotidiano e riportare in Italia dei suggerimenti e delle nuove strategie. E lo sviluppo di questo strumento dà maggior sicurezza a noi insegnanti perché ci aiuterà sicuramente ad avere un'osservazione più pulita e più chiara sui bambini che abbiamo in sezione e in questo modo calibrare meglio l'attività che penseremo nei vari progetti, l'attività educativa. La visita stamattina delle classi, delle sezioni qui in questo istituto ci ha permesso di vedere con quanta gioia e vitalità le insegnanti accolgono i bambini durante la mattinata e il lavoro preciso e puntuale che fanno per lo sviluppo dell'attenzione e del linguaggio ci ha impressionato. Sicuramente questa parte la porteremo in Italia per arricchire il nostro agire quotidiano. Y lo que más nos ha gustado, pues nos ha llamado mucho la atención, lo primero, el ambiente del colegio. La calma que tenía, la tranquilidad, no hay ruido, también el recibimiento de los profesores, la alegría, ¿no? Esto es de primeras, invitaba a estar en calma, siempre con una sonrisa. Y luego cuando hemos estado dentro de las clases, lo que más nos ha llamado la atención son todas las actividades que han hecho a través del movimiento y a través sobre todo de la música. Nous avons été très surpris par le niveau des élèves que nous avons pu observer. Une autre surprise, c'est l'espace, les classes qui sont très colorées, qui développent les sens finalement. Également dans ces classes, nous avons repéré l'espace qui est laissé libre pour les enfants et puis qui permet donc de travailler en groupe. Cette expérience en programme Erasmus Plus est pour nous très intéressante puisqu'elle nous permet de découvrir différentes méthodes pédagogiques en Italie, en Espagne, en Pologne et en France. Ciao!